Dal punto di vista clinico, non ci sono grandi differenze tra orecchioni e parotiti ricorrenti, perché entrambe queste manifestazioni portano ad un gonfiore doloroso di una parotide vicino all'orecchio o di entrambe le parotidi. Quindi la manifestazione clinica è la stessa, ma l'origine di queste due forme è estremamente diversa. Per quanto riguarda gli orecchioni sono tradizionalmente legati a quella diagnosi di parotite epidemica, cioè quella infettiva, quella più comune addirittura ancora oggi nel mondo, soprattutto nel mondo non occidentale, dove la vaccinazione non è stata eseguita in modo sistematico. Mentre invece la parotite ricorrente dell'età pediatrica è una condizione diversa, e cioè è una condizione infiammatoria immunitaria legata ad una risposta esuberante del tessuto immunitario, i cosiddetti linfociti, che sono il nostro sistema di difesa, all'interno della ghiandola parotide, che reagisce di fronte a qualsiasi stress, che può essere uno stress interno o esterno, come per esempio altre infezioni virali. La manifestazione porta in entrambi i casi ad un gonfiore doloroso della parotide, per il quale il piccolo paziente, l'adolescente o l'adulto ha necessità di essere trattato con una terapia che sarà in prima battuta una terapia antinfiammatoria, ma sarà diverso lo schema di trattamento tra gli orecchioni e la parotite ricorrente dell'età pediatrica. Nella parotite ricorrente dell'età pediatrica sarà utile iniziare una terapia a base di cortisone, perché il cortisone aiuterà non solo a disinfiammare la ghiandola parotide, ma aiuterà anche a bloccare la risposta immunitaria esuberante del tessuto linfatico all'interno della ghiandola parotide. Nel caso invece degli orecchioni, cioè la malattia infettiva dovuta ai paramyxovirus, in questo caso il decorso è quello di una forma infettiva tradizionale, per la quale dobbiamo utilizzare degli antinfiammatori non cortisonici per aiutare il progressivo miglioramento e decorso della malattia. La diagnosi è basata essenzialmente sulla valutazione clinica, quindi sarà opportuno in entrambi i casi, di fronte al gonfiore doloroso della ghiandola, di ricorrere quanto prima ad una visita medica o ad un pronto soccorso di un ospedale, affinché si possa effettivamente poter arrivare quanto prima ad una diagnosi di origine del problema. E sarà importante quindi eseguire ad esempio degli esami del sangue per poter escludere l'infezione virale, e soprattutto sarà utile fare una ecografia delle parotidi per poter visualizzare cosa succede all'interno delle ghiandole infiammate. Dobbiamo ricordare che comunque, oltre alla parotite ricorrente dell'età pediatrica e oltre agli orecchioni, una parotite, quindi un gonfiore doloroso della ghiandola, può essere per esempio causata anche da un piccolo calcolino che si è bloccato all'interno dei dotti salivari e che quindi ha provocato l'ostruzione della ghiandola salivare con mancato deflusso della saliva. Quindi fondamentale è l'ecografia, così come fondamentale sarà poi seguire il piccolo paziente, perché poi dovremo proporre a quel paziente una terapia adeguata, che sarà, nel caso della malattia infettiva, una terapia essenzialmente antinfiammatoria, durante la quale noi seguiremo il decorso della malattia, soprattutto perché gli orecchioni, ovvero la parotite epidemica, possono provocare in alcuni casi, soprattutto nell'età adolescenziale o nell'età adulta, alcune complicanze importanti come l'orchite, cioè un'infiammazione dei testicoli che può portare addirittura alla sterilità. Per quanto riguarda invece la parotite ricorrente dell'età pediatrica, sarà utile programmare nel piccolo paziente una scialoendoscopia, cioè un'esplorazione del sistema dei tubi di scarico delle ghiandole salivari, che sarà quindi dilatativa di queste ghiandole parotidi, e al tempo stesso potremo poi irrigare le ghiandoline salivari con del cortisone, il quale avrà lo scopo di disinfiammare la ghiandola parotide infiammata e al tempo stesso di bloccare la risposta immunitaria esuberante all'interno della ghiandola parotide. Ricordo che la parotite ricorrente dell'età pediatrica è chiamata così anche perché tende a risolversi nell'adolescenza, quindi si risolve completamente oppure si riduce drasticamente in termini di infiammazione, e questo deve essere comunque comunicato al genitore, che quindi sa che questa è una malattia reversibile, che quindi prima o poi guarirà.